Italian cinema is very famous because of the role it assigned to mothers. Almost every renowned Italian director has said something sacred about mother. What was the challenge of working in such an environment? Was there any particular source of inspiration for the mother's roots in the film? Was there any cinematic images that you wanted to avoid? Ha sposato per le figure materne che ha proposto, per la figura di le figure di madre che ha proposto. È stata una sfida per te proporre queste due madri nel panorama del cinema italiano. Hai avuto delle fonti di ispirazione particolari di mamme cinematografiche e c'erano invece delle immagini cinematografiche che hai cercato di evitare, dei riferimenti cinematografici che hai voluto evitare, al contrario. Allora, diciamo che figure materne nel cinema italiano ce ne sono due che io amo molto, che si ricordano, che sono rimaste, diciamo, indelebili, credo, nelle nostre memorie, ma risalgono a tanti anni fa. E nel periodo contemporaneo non ci sono tantissime figure di madri. Qualcosa è venuto fuori quest'anno, ma già per tanti anni non se ne è parlato molto. Le figure, diciamo, a cui mi sono ispirata del passato sono sicuramente legate al film Bellissima e al film Mamma Roma. E nel primo caso c'era un rapporto tra mamma e figlia, nel secondo caso tra mamma e figlio. Quindi sì, sicuramente queste due figure materne fanno parte proprio della mia crescita, della crescita, insomma, in Italia di chi ha amato il cinema del passato, e credo che abbiano lavorato dentro di me. Rispetto a figure invece da cui mi sono voluta distanziare, no, non ne ho. It's true that there are two references of motherly figure in Italian cinema and that I love and that I'm indebted to, and they are unforgettable for all of us, but they go back a long way. There are no references in recent contemporary cinema that I can think of. But the two figures I'm mentioning are of two different films. One is Bellissima and the other one is Mamma Roma. In the first case it was the relationship between a mother and a daughter, and in the second one between a mother and a son. And of course they are part of me, you know, they impress my education and my growth, and probably worked in me in an unconscious level as references, but I cannot think of any other figure that, on the contrary, I try to avoid, as you said. The movie has three main actresses. All three have evolved by end of the film, so you have three protagonists, I can say. This is an easy job when you write a film script. How you try to achieve this goal? Ci sono tre protagoniste, fondamentalmente tre evoluzioni di questi tre personaggi in tutto il film. Non deve essere stato facile armonizzarle, creare un equilibrio fra le tre. Come hai lavorato nello sviluppo dei tre personaggi? Sì, diciamo che è la questione più difficile del film. Il film è stato scritto per essere una storia raccontata da tre punti di vista ed era una sfida molto difficile, però insomma ci sembrava, a me e alla sceneggiatrice con cui lavoro da tanto, ci sembrava importante mantenere questo triplice punto di vista, per cui anche se la scelta più facile sarebbe stata quella di raccontarla da un punto di vista, abbiamo deciso di provare questa sfida. Non ci sono tantissimi film che hanno questo tipo di andamento. Di solito quando c'è un punto di vista duplice o triplice ci sono degli espedienti tecnici da seguire. Noi non abbiamo voluto usare espedienti tecnici, abbiamo deciso di raccontare questa storia come un flusso emotivo che passasse da un personaggio all'altro, come se ci fosse un grande cordone che lega questi tre personaggi.
in un flusso emotivo per cui la storia viene raccontata attraverso una, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. E questo è stato molto complicato dal punto di vista della scrittura, molto complicato dal punto di vista della messa in scena, dei piani sequenza, che volevo che fossero delle specie di coreografie, di balletti in cui i tre personaggi spesso alternano un punto di vista con l'altro, e è stato complicato anche dal punto di vista del montaggio, quindi è una delle grandi sfide del film, di cui però io alla fine sono molto contenta. Yes, that was the toughest aspect of the film, you know, when you tell a story that explores three different characters, three arcs of three different characters, it immediately puts you in front of many challenges, especially because my intention was to develop the three at the same time, you know, it was not to shift from one to the other, but it was just going with the three of them all the time, and there are not many films that are made like that. I could have used, as many films do, specific devices and movements of camera, but we didn't want to do that. We wanted the film to be a sort of emotional flow where everyone gets in, and one surfaces and the second after something else surfaces. So it was like a big umbilical cord connecting the three characters, and we decided to use this emotional flow and translate it into a long sequence shots where the point of view change. And there has been complex structure in the writing, in the mise-en-scène, in the sequence shots that are somehow like a choreography, because you shift from one to the other, and then you have all the three of them sometimes at the same time, and in the editing. It was undoubtedly the biggest challenge of the film, but I'm glad that I've chosen this solution. The shots are very beautifully crafted, made, although you mostly use a handheld camera. How did you achieve this? Did you choreograph the scene before? How was the working relationship with DOP? Il rapporto con il direttore della fotografia, come sei riuscita a creare queste bellissime inquadrature, considerando anche che hai lavorato camera a spalla quasi sempre, cioè sempre, come hai, le hai coreografate prima, come hai lavorato? Io è un lavoro che faccio io. Io scelgo i luoghi con molta cura e li scelgo a seconda dello spazio e inizio a immaginare i movimenti della macchina in questo spazio, e quindi ho in testa dei piani sequenza precisi che poi discuto con il direttore della fotografia, e quello che cerchiamo di fare è di seguire questa idea molto precisa di piano sequenza, senza avere però una macchina da presa che vada a sottolineare il piano sequenza. Il piano sequenza per me è semplicemente cercare di rendere vera la scena. Non voglio far sentire la bellezza della macchina da presa, voglio che la macchina da presa renda vera quella scena. E quindi ho dei piani sequenza molto precisi, delle messe in scena molto precise che poi cerco di rendere vive, istintive, con delle piccolissime variazioni interne. It is something that I do beforehand, of course. I choose the places and I choose them based on the space that characterizes them. The space, because I immediately see and visualize the camera movement that I'm going to make when I'm going to shoot in a specific location. So when I find a place, I imagine the sequence shot that I'm going to make in that specific environment, and I discuss this with my DOP. But I choose the sequence shot because I want the scene to look real, to look true, and not to look beautiful. So I don't use this technical
movement to emphasize the beauty or something, but just to make it seem very natural. And then, of course, there is a variety of little changes that I might do when I'm on the shoot, but most of it is prepared beforehand. And how was the working experience with Sara, who played the role of Searching in a film? Was it easy to cast her? Or? Sara, come l'hai trovata? Sì, come hai lavorato con lei? Sara l'ho trovata dopo una ricerca di 8 mesi, lunga e faticosa, in cui tante bambine crollavano emotivamente. E poi è arrivata Sara, che è uno dei regali più importanti del film. E ho lavorato con lei in una maniera incredibile, perché potevo chiedere a Sara quello che chiedevo ad Alba e Valeria. E Sara rispondeva a livello emotivo e a livello tecnico in maniera appunto incredibile, quindi è stato un lavoro splendido con lei. I found Sara after a search that lasted 8 months, where I saw many little girls crying, you know, collapsing, breaking down emotionally for what I was asking them to do. Sara was a real gift on this film, because I could always ask her the same things that I ask Alba and Valeria. She was amazing.